E saluto di gente, qui che parla, oggi sono qui con un episodio di Mario Luigi Dream Team. Nella scorsa puntata abbiamo finalmente fatto caput con Kamek, sconfiggendo tutto, più o meno. E stiamo andando avanti nel castello, ma prima abbiamo questo. Piccole cose che ho fatto off camera. Sono arrivato giusto al livello che serve. Nuova classe, classe arcobaleno, la classe protezione qua. Va bene, possiamo scegliere due cose. Allora, protezione più uno. Questa è l'ultima volta che possiamo scegliere e non possiamo prendere tutto. Mi sembra un po' d'obbligo prendere uno di questi, sinceramente. Perché se no, che cavolo faccio? Non avrò uno spazio per equipaggiamento? Anche perché non lo facevo giusto per questo, però questo. Poi tra l'altro, quella classe arcobaleno, puoi sceglierne uno in più. Yep. Puoi prendere un'altra protezione più uno. Oppure cos'è che avevo visto? Avevo visto qualcosa che mi piaceva. Fratelli relax. Gli attacchi fratelli e gli Amagi Luigi consumano la metà dei punti attacco rispetto al solito. Questo per Mario può essere ottimo, perché lui è l'unico che potrà effettivamente attaccare con gli attacchi fratelli decenti. Quindi, yay. Beh, per questo potevo fare un'altra protezione, però va bene così. Ovviamente un nuovo livello, quindi ok. Grazie per il 5. Ora purtroppo sì, Luigi è sempre indietro di una battaglia per qualche motivo. E quindi anche lui però c'è. In poche parole, venite qua, nemici. Ultimo combattimento per la gloria. Fai anche questo. Ok. E finiamo anche con questo. Magari adesso abbiamo abbastanza attacco per sconfiggerli subito. Nope, ovviamente ho voluto sopravvivere. Ah! Va bene Luigi, riposati prima di essere un mitico anche te. Ovviamente. E finiscilo. E voilà. Livello 40 anche per Luigi. Classe arcobaleno. Con te avevamo già fatto una protezione volendo. C'è anche la scorta spille più uno che abbiamo fatto con Mario, non so se mi interessa. Direi di protezione darle comunque una. Lui avrà 4 protezioni, quindi. Fischi d'acciaio. Fratello relax, lui non lo do perché, sapete, non serve molto. Guarigione rapida, raddoppia l'effetto degli oggetti. No, non avevo visto uno. Qualcosa che succedeva ad ogni turno. Non c'era lui? Beh, allora facciamo questo, che dire. Verone. E ok. Bene, ora si va via dal castello, sì. Allora, off camera ho fatto un po' di cose. L'unica cosa che ho fatto di nuovo nel castello è andare nella stanza superiore, perché c'era
C'era un tubo qua di scorciatoia, quindi scusate, sta stanza non l'ho sbloccata con voi. Però non c'erano cazzi né niente, blocchi li ho lasciati, quindi... ciao blocchi. La prossima cosa avverrà nell'area dopo, che ancora non so. Però ce ne andiamo. E ok. Prima cosa che ho fatto prima di andare alla stazione principale. Scegli destinazione, monoparco manutenzione. Ciao vecchinino. Che posso fare per voi figlioli? Guancieri salvati. I guancialini salvati, vediamo. Finora avete salvato 52 guancialini. Cosa? Sogno o son desto? Avete salvato tutti i guancialini imprigionati? Sapevo che la mia gente poteva contare su di voi. Tenevo questo in serbo per voi come ricompensa per aver aiutato 37 guancialini. Quanti attacco? Mario, Luigi, avete la mia eterna gratitudine, amici miei. Vi siete guadagnati la cittadinanza o onoraria? Vecchio Nero, dona la ricompensa data a due eroi del loro calibro. Lascia fare a me, mio principe. Tuttavia, qui non siamo al palo dagli sguardi indiscreti. Seguitemi, prego. Ora, lasciate che vi dia la giusta ricompensa per le vostre prudenze. Questo è ciò che di più prezioso ho a offrirvi. E la... piumino! Ok. Saggio vecchio Nero, cosa significa? Ciao, vecchia ciabatta. Cos'era quella voce? È arrivato. E quello è... prima dormo? Vecchia ciabatta, è passato un secolo. Che ti serve? È passato almeno un secolo e mezzo, Piumino. Ti vedi in forma? Ho una notizia bomba per te. Questi tuoi fratelli hanno appena salvato tutti i guancialini. Ci stanno proprio a fare allora. Puoi dirlo forte, Piumino. Meritano un grosso premio. E chi meglio di te potrebbe aiutarli in battaglia? Visto che sei tu a chiedermelo, non posso tirarmi indietro. Anche se sono molto impegnato, sai. Non è proprio il momento giusto, ma... vedrò quale cosa posso fare. Per chiamare Piumadormo, usa questi. 10 tasse d'attacco, vecchio Nero. Ora è possibile eseguire attacco fratelli. Non sembra abbia motion. Oh, fantastico. Peccato che è una mossa di Mario. Luigi ha già finito le sue mosse che può ottenere. Ora capite il problema. Ma comunque sì, non so se questa cazzo la puoi ottenere prima di il castello di Bowser. Perché nel castello di Bowser, lo dico già adesso che cosa ho fatto off camera, al castello di Bowser c'è solamente un cuscino ed è all'entrata, che non so se c'è prima che il castello atterri o no. Tutti gli altri cuscini che mi mancavano, alla fine della scorsa puntata mi mancavano pressoché 4 guancialini. Tutti e 4 in vecchi posti, tutti uno diverso all'altro, non ce n'erano due in un posto. Ed erano quasi tutti i cuscini che si potevano prendere solamente dalla seconda andata, quando hai ottenuto la mossa palla dai due fratelli al monte. Me ne mancavano uno alle sabbie, uno alle spiagge, uno al buon parco e uno al monte. E anche uno alla foresta. Mancavano quelli. Li ho presi e voilà. Non è successo nulla di che quando li ho presi tutti. Semplicemente mi ha detto Sogno Berto: ehi, li hai presi tutti? Grande, andiamo da vecchio Nero.
E ok. Sapevo che questa mossa si prendeva da lui. Però ehi, forse si può prendere effettivamente questa mossa prima di incontrare effettivamente Pimodormo. Perdonami, vecchio Niro, ma volevi chiederti cosa c'è tra le più... Cosa c'è tra te e Pimodormo? Tra me e Piumino? Sai, solo vecchi compari di bevute. Per bevute intendo tè e caffè, naturalmente. Vuoi dire che tu e Pimodormo siete ottimi amici? Sono stupefatto, caro vecchio Niro. Sei una vera e propria celebrità. I guancialini in salvo, ma il nostro mondo è ancora in pericolo. Incuba che quest'essere altrettanto malvagio, Bowser, voi due siete la nostra unica speranza di riportare la pace su queste terre. Yep. Non ho nemmeno controllato se ho tutti i fagioli o cose varie, però i fagioli non è che me ne freghi molto. Questo era ciò che sottolineo per questo. Però, altra ovviamente off camera ho fatto i level up che servivano per livello 40 per fare quest'altra cosa. Dormi vivi vari negozi, vai. Non potevo accedere prima, ma... Benvenuti, stimati clienti. È un piacere avervi qui. I nostri prodotti sono realizzati artigianalmente dopo una rigorosa selezione dei migliori materiali. Da noi troverete solo ed esclusivamente strumenti di qualità sopraffina. Quest'area è riservata ai clienti che hanno raggiunto la classe arcobaleno. Stimati clienti. Vi porgo le mie scuse, signori. Voi avete già raggiunto la classe arcobaleno. Prego, entrate pure. Benvenuti, signori. Vi ringrazio di aver onorato il nostro umile negozio con la vostra presenza. Il mio nome è Brichard e sono lieto di essere al vostro servizio. Le necessità dei nostri clienti sono molto variegate. Per questo motivo il negozio offre servizi personalizzati. Ma prima di illustrarvi, accomodatevi pure. Da questa parte, prego. Grite un infuso di brilla rosa canina? Grazie. Abbiamo anche un'offerta speciale del giorno. Potete scegliere tra un massaggio completo e una Buffy Cure Deluxe. La Buffy Cure? Ottima scelta, signori. Iniziamo con uno shampoo per i baffi. Proseguiamo con un delicato massaggio. E per finire con una leggerissima sputatina. Ve li accoglieremo per bene. Perdonatemi. Molto bene, stimati signori. Mi sono permesso di preparare degli articoli adatti a voi. Prego, scegliete quello che più vi aggrada. Ok. Ecco i prezzi. Queste sono le uniche cose, quelle che avete visto lì su quelle. Però abbiamo tutte cose che non si possono ottenere da nessuna altra parte. E sono qui. Ci abbiamo. Scarpe maestro, puoi saltare 3 volte quando utilizzi il salto normale. 3 volte, questo è interessante. Salto maestro ti permette di colpire 2 volte con il martello normale. Che oltre ovviamente a aumentare l'attacco in generale comunque. Tutta la re. A volte infligge al nemico la stessa quantità di danni che ti ha inflitto. Poi, guanti infiniti. Ti permettono di usare gli oggetti senza rimuoverli dal tuo inventario. Bello, ottimo. Però sinceramente non ho mai avuto problemi di cose, di prodotti. E bracciale angelico. Recuperi. Ecco, era questo che cercavo. Recuperi 20 punti vita e 10 punti attacco ogni turno di attacco. Ok. Abbiamo la scelta, abbiamo 57.000 e qua costa tutto un bel po', quindi la tutela re è qualcosa che voglio per entrambi. Luigi perderà la sua bella velocità, però, che dire, ce l'avrà più o meno allo stesso livello di Mario. Well, e Mario perde alcuni punti vita per via delle altre tutte che ha, però li voglio per entrambi questa.
Bene. Poi, le cose... non mi interessa tanto questi due, sinceramente, anche se aumentano entrambi. Però se devo scegliere cosa non acquistare, dirò quello. Se mi avanza, sì. Bracciale angelico può essere utile per Mario, quello per lo slot in più. Ok. Poi, quanti infiniti? Questo non me ne frega. Beh, allora possiamo farlo. Martello... Il punto è che probabilmente con i boss non userò mai salti. Il salto è quello che uso di più tra tutti. Quindi direi almeno quello. Però comunque aumenta l'attacco, quindi bene. Luigi tecnicamente può avere altro, cioè c'è uno slot in più. Quindi la statua d'oro, quella se la tiene. Vediamo qua, forse qua ti vendono anche cose migliori le resto delle cose. Che me ne frega, non lo userò mai. Questo fa tanto danno, però si rompe, quindi non lo userò mai. Potrebbe rompersi anche questo. Martello semplice. Perché costa così tanto? Questo non succederà mai, avrò sempre indumenti equipaggiati, quindi... Ciao! Posso ancora comprare un cavolo. Vediamo se c'è un equipaggiamento nel negozio argento per Luigi in più. Molte grazie! Grazie davvero! Grazie per aver visitato il nostro umile negozio. Mi interessano gli accessori per Luigi. Fortunati. Sciarpa punti vita. Però questo qua sostituisce quello che ho. Quindi deve essere tipo un qualcosa come... Deve essere un guanto. Per forza. Da quel che vedo posso solo selezionare un guanto. Allora vai per questo. Sinceramente non abbiamo altro. E voilà. Ci siamo ben sestati. L'importante era soprattutto le tute, però... Yay! Abbiamo fatto. E ok, pressoché con gli extra abbiamo fatto. Gli altri ce ne saranno altri da fare, ma sono cose che si possono fare dopo e... Beh, adesso si può tornare. Dove eravamo. E sentire la differenza. Devo ricordarmi che adesso possono fare tre salti se uso un salto normale. Comunque i level up li ho fatti pressoché qua al castello. Uscendo e rientrando nel castello faccio rispawnare nemici e bla bla bla. Quello è quello che ho fatto. Nuova area. Stop! Oltre quella porta. Avverto la presenza di Malefica di Incubac. Mario, Luigi, siamo alla resa dei conti. Ci sono troppe Lodizon per essere resa dei conti. Queste fiamme! E infatti, c'era troppa roba intorno per essere resa dei conti. Eh? Oh, è il mondo onirico in cui sta spuntando le fiamme. Capito cosa dovremmo fare? Sembrano giungere dal mondo onirico. Sicuramente si possono estinguere entrando nel mondo onirico. Deve esserci un dormiput vicino alle fiamme. Troviamole e spegniamole.
Un dormiputo l'ho visto, ma è l'unico o dovranno essere più di uno? Anche perché ci sono diverse loading zone per qualche motivo. Beh, andiamo da quello che abbiamo visto di un dormipunto. Poi tra l'altro perché c'è anche indietro? What? Quanta roba extra c'è per... Hello? Buondì! Oh! Non mi è fattibile. A meno che... LOL. Non credo sia la maniera intesa. Ah! Beh, non sempre funziona, che dire. Forse è un'idea migliore. Tutta quest'area che mi serve effettivamente? Vediamo se siamo più veloci di te adesso. Sì, Mario è più veloce. E guarda qua, che bello vedere quello. Che bello. Proviamo ad attaccare solamente quei salti. Tanto per... Ok, questo sarà stranissimo. Luigi è ritornato ad essere lento, però. Ah, ok, questo non fa di me comunque più intelligente. Aio. What? Oh, ecco cosa intende. Cos'era? Cos'è che abbiamo equipaggiato che fa quella cosa? Insomma, subiscono i danni dopo che, proprio dopo che l'hanno ricevuto. Io avevo paura che dicesse, ah, l'attacco di Mario salirà quanto lui subisce, quanto danno hai subito. E ha detto solo ogni tanto. Oh, un drop raro. Sì, scarpe di cristallo, ti assicuro che non mi serviranno. Però ho dato un equipaggiamento Luigi che dà più punti vita. Secondo me non serve. Se da qualche parte tra le mie robe, tra i miei accessori, trovo qualcosa che aumenta la velocità, che sia un guanto, perché deve essere per forza un guanto, glielo darò. Vediamo voi invece con attacchi speciali. Vediamo se vi ammazzo stavolta. Per il momento è deludente. Ah sì, adesso abbiamo 4 spazi comunque. Per le spille. Dannazione. Nope. Ah, giusto, quando ne rimangono due può fare quello. Non credo l'abbiamo mai visto on camera. Ok. La differenza sarà lieve, che dire. Oh, ciao, fagiolo velocità. Potresti servirmi, come no. Beh, qua c'è il dormipunto. Giusto. Qualcosa ci dovrà obbligare a usare, a andare a vedere altre aree. Tubo di... Ok, va bene. Funziona tutti così, apparentemente. Oi, oi, oi. Voi vi odio, però, sapete.
Giusto, te cos'è che facevi? Toglievi la gravità, giusto, nuotavi? Oh, neanche me l'avevo fatta apposta. Cosa devo fare qui? Ah, monete rosse. Sì, fammi muovere. Questo sarà un incubo se mi posso aggrappare al muro. Ah, aspetta, ho capito cosa vuole che faccia. Eh? O forse no. Beh, questo tentativo è andato. Sì, c'è abbastanza tempo per fare slalom, quindi era quello che mi chiedeva. E sono riuscito a farlo comunque, quindi va bene. No, pensate che poteva essere distruggi i blocchi facendo... lanciandoti da un muro, però. Incubo. Benone. Lucky to serious. Ah. Aia. Beh, ora che più o meno ho imparato a usare un'altra mossa, che ho schifato per un po' di tempo, ma no, non dovevo, di sicuro. Ok. Forse adesso sarà un po' più decente. Il fatto che debba consumare pipì solamente per ammazzare questi cosi è comunque odioso, però... Ciao, man. Buon dì. Voi invece non ho ben capito che cos'è che fate. E siete comunque più veloci. Au! Strombolo. Ecco, infatti, beccati quello in faccia. Vediamo cosa succede se lo faccio con voi. Avevate quella strana cosa di essere collegati in qualche modo. Drop raro, grazie. E questo è l'attacco. Tutta leggendaria, what? Non dirmi che alla fine del gioco troverò qualcosa più efficace di quello che trovo nel negozio. È lì che viene il raggio? Lo vedo. Come lo distruggo, però? Ok, sfera sia. Cosa posso fare io lì? Il salto l'ho fatto, però vabbè. Aspettiamo allora. E voilà. E questo era quello in mezzo. Ah, aspetta, no. Ma il dormipunto però è sempre solo uno.
Questo non mi spiego. Ha senso che quello lì era... Dove siamo però? Che abbiamo qui? Abbiamo modo di teletrasportare il dormipunto da una parte all'altra? Che qua è finita. Ok. Spegniamo anche le altre due, forza. How? Come? Speriamo che io non debba fare nulla qua. Oh. Forse questo lo fa. Questa è la scorciatoia. Ok. Vabbè, allora interrompiamo qui l'episodio. Quindi, qua ci vediamo tutto. Ciao, alla prossima, anche se vi ho saputato. Se vi è piaciuto, like e arrivederci tutti quanti. Ciao ciao.